Ciao a tutti amici di eximaldura.com, ben ritrovati da nuovi da unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Rocket Tyon, il primo mouse della sua categoria ad adottare una particolare caratteristica dedicata esclusivamente ai videogiocatori di giochi di guerra principalmente. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo le immagini illustrative del prodotto, le caratteristiche tecniche dello stesso e questo logo che ci ricorda appunto che è stato studiato appositamente da Rocket per i giochi di guerra. Specifiche caratteristiche sono riportate ovviamente su tutta la superficie della confezione. All'interno troveremo questo piccolo opuscolo Quick Selection Guide dove ci viene mostrato come installare e collegare il mouse ed ovviamente il Rocket Tyon. Come possiamo vedere è un design molto elegante e pulito. Principalmente si caratterizza di due superfici. La superficie presente ai lati, sinistro e destro, che è ruvida ed ha una colorazione nera, e la parte superiore, che è totalmente liscia, ed ha una colorazione tendente al grigio scuro. Troviamo inoltre il logo dell'azienda, che ricordiamo essere una pantera, il primo tasto, che in effetti è una sorta di pinna dorsale a due vie. Avremo la possibilità quindi di assegnare due funzioni con un singolo tasto. Troviamo anche lo scroll di tipo cliccabile, quindi assegnare un'altra funzionalità allo scroll. Troviamo ovviamente un LED posto all'interno del mouse in corrispondenza dello scroll che ci permetterà di illuminare sia lo scroll del colore che vorremmo, sia come possiamo vedere questo bordino che percorre tutto il mouse. Potremo illuminarlo di un altro colore, quindi il Tyon si compone di una retroilluminazione a due zone. Nella parte superiore troviamo ulteriori 4 tasti, due per lato, che ci ricordano un po' il Logitech G700 o il G300 e anche questi potranno essere assegnati. In totale abbiamo 14 tasti presenti sul Tyon che tramite la parte sinistra al tasto Easy Shift Plus potremo raddoppiare a 28 e quindi raddoppiare anche le possibilità quali nei giochi MMO di combinazioni di tasti, macro e quant'altro. Tornando alla parte sinistra, troviamo questa scanalatura dove potremo poggiare facilmente il pollice, quindi avere una presa migliore sul mouse. I due classici tasti, anch'essi assegnabili alla funzionalità che vorremmo. E finalmente la caratteristica principale di questo mouse, che è questa aletta definita X-Accelerator, la quale ci permetterà nei giochi di guerra, quali Battlefield o World of Tanks per esempio, di guidare più agevolmente i mezzi, sia aerei che di terra. Nel lato destro non troviamo particolari degni di nota se non questa rientranza che permetterà appunto di impugnare al meglio il mouse. Il Tyon ricordiamo avere un'impugnatura di tipo palma e un mouse abbastanza leggero comunque, e dimensioni come abbiamo detto rendono la presa ideale per coloro che hanno una presa palma o al massimo fingertip. Al di sotto del mouse troviamo due mousefit di generose dimensioni e quasi al centro della superficie inferiore troviamo il sensore che ricordiamo essere un Avagono 1800 che Rocket chiama Pro Aim R3 8200 dpi. Come abbiamo detto, quindi potremmo arrivare fino a 8200 dpi in vari step che potranno essere personalizzati tramite il software di gestione. All'interno del Tyon troviamo una memoria da 576 KB che ci permetterà di salvare vari profili, varie macro, e regolare la retroilluminazione a due zone e quant'altro. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto, mentre il connettore non è placcato in oro. Il Tyon risulta dunque essere un mouse davvero fatto bene. E per ulteriori immagini e per approfondimenti riguardo il Tyon, vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com. Un saluto allo staff.